Buongiorno e benvenuti in un nuovo video. Oggi facciamo un'escursione sul Brenta. Abbiamo messo la macchina in zona Pascolo Movlina, si trova tranquillamente con Google Maps, quindi basta seguire le indicazioni. Unica nota, attenzione che poco prima dell'inizio della strada bianca vi è un parchimetro in cui è necessario pagare un ticket per il parcheggio di 6 euro. Dal parcheggio siamo poi proseguiti lungo il sentiero 354 CAI che ci porterà al Passo del Gotro e poi al Rifugio 12 Apostoli. Ci vediamo dopo! Ad ottobre i servizi pubblici di Marca Movlina sono reindirizzati al bosco. Al Passo del Gotro, barrettina dell'oro per recuperare un po' di zuccheri. E si prosegue. Parlare con la bocca piena, ottimo. È davvero incredibile come in questo momento ci sia la luce che va proprio a rifrangersi sull'acqua. Bellissimo, bellissimo. Comunque sono mediamente preoccupato perché sono ormai 50 minuti che abbiamo iniziato il cammino e stiamo praticamente solo scendendo. Io ho letto che c'erano 900 metri di dislivello ascendente. È tutto in una botta probabilmente. Quando comincio a sentirlo picchia duro. L'ambientazione è decisamente cambiata. Ora cominciano un po' ghiaioni e finalmente un po' di salita. Finalmente, non che la acclamassi, però va fatta prima o poi. Guarda come viaggiano veloci le nuvole. Qui abbiamo un bel pezzo con gradoni di legno belli alti che fanno lavorare i quadricipiti a bestia. Quasi mi hai preso, mancava un po' di potenza. Qua i simpaticoni mi bombardano dall'alto, no? Pensavo di dover girare un po', ma ci siamo già arrivati. E porca voglia, senti, uomo delle nevi, calmati un attimo. Porca, oh, cacchio. Bene, e se non si vedesse qua c'è indicato di là. La vendetta va servita fredda, letteralmente. Ma tu non devi vendicarti, tu sei l'artefice di questa guerra. Comunque incredibile, siamo i primi di ottobre, c'è un sole che bacia la pelle proprio dietro la prima neve su questi paesaggi rocciosi lunari. Bellissimo, proprio maestoso. Ero incuriosito da vedere com'è il locale invernale. Adesso rifugio, anzi bivacco invernale tour. Prima di lasciare, di farlo sia ben chiusa. Sono entrati gli spifferi qua. Madò, vedi che cavolo, è da venire qua, ma che spettacolo. È lusso. È lusso, vecchio. È lusso. È lusso. Guarda che letti, sono meglio di casa mia. Di legno, è spettacolo. Per favore lasciate questo locale in ordine. Qua dentro. Molto molto bello, beh, da tenere in considerazione. Chiudiamo. Il locale invernale. Per il locale estivo torneremo l'anno prossimo, periodo. Ok. Allora alle 5:30. L'ho rimata fino alle 6.
Bene, finita pausa pranzo, adesso riprendiamo e chiudendo il gironello col sentiero 341, e dei signorotti più esperti di noi ci hanno segnalato che avremo dei ghiaioni da affrontare e vediamo come ce la caviamo. Sembra di camminare su delle tegole comunque. Alle spalle gli ultimi scorci del rifugio 12 apostoli e facendo un inchino a cima 12 apostoli ci accingiamo a cominciare il tratto in discesa. Da qua si intravede il pascolo Movlina dove dobbiamo arrivare e qui c'è il tratto in discesa su Chiaione che ci aspetta adesso. Interessante. Sometimes we act like a fool, not aware we're troublemakers. Sometimes we try to be cool, not being givers, only takers. Ed eccoci giunti infine di nuovo a Malga Movlina per chiudere questo gironello. Devo dire molto 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 interessante, anche perché si passa dalle praterie a boschetti, a ghiaioni, e noi siamo stati fortunati a trovare anche la prima neve che non ci ha causato difficoltà, ma anzi ha regalato un paesaggio molto molto suggestivo. Che dire, lasciate un like se vi è piaciuto il... Allora, io ho appena pensato una cacca, quindi lasciate un like per la solidarietà, perché dicono che porti fortuna. Lasciate un like per se vi è piaciuto il video e noi ci vediamo a un prossimo giro. Ciao!